Bella a tutti, le senza un senso logico. Ragazzi, siamo ritornati su FIFA Ultimate Team con i bronzoni. Però il mio collega qui ha voluto prendere un grandissimo giocatore. Ma tutta la vita. Per chi non lo conoscesse, faccio vedere anche i dettagli. Al Shamrani, 23 di novembre 83. Perché ho vinto tornei con l'Al-Ali o l'Al-Hilal, onestamente non ricordo, una delle due squadre. C'era Al-Shamrani, mi ha fatto vincere. Ed è molto simpatico anche. Contro gente che usava Barcellona, Real, Chelsea, queste qui. Quindi Al-Shamrani la nostra punta di diamante. Solo lui. Vabbè, andiamo. Nella stagione online abbiamo fatto 3 partite, 1 punto, abbiamo fatto abbastanza schifo. Però vabbè, comincio io. Ci sono margini di miglioramento. Le forme fisiche le abbiamo messo, poi abbiamo altre disponibili eventualmente. A parte non ce l'ho fatto un cazzo, però. Noi pian piano cercheremo di prendere anche qualche giocatore ignorante, tipo come Al-Shamrani. Sarà l'unica punta di diamante, altrimenti sciolgo la società. Vabbè. Voglio avere solo lui avanti in attacco. E finalmente abbiamo trovato l'avversario. Vediamo questo chi cazzo, con chi si presenta. Maglia del Barcellona ignorante. Il tuo avversario. No, che palle! Ha visto i bronzoni! Sì, ha visto i bronzoni! Si è cagato sotto! Sì, ha visto Al-Shamrani secondo Oppure me. Oppure questo che noi siamo quelli là che hai capito. Entrano appena inizia la partita, quitta, e quindi lui ha perso soltanto tempo, non prende crediti. Ah, può essere. Potrebbe anche essere. Affidatevi, siamo ignoranti e basta. Come ha detto quel Cosimo, ha detto no, io credevo che voi quittavate. Ma assolutamente no. Prossimo avversario Cardona Mikongo, questo è russo. No, è maglietta nera perché altrimenti ci confondiamo. Sì. Dai, quitta, scegli. Quitta anche questo. Ma perché quittano? Porco Giuda, non è che ci dobbiamo mettere almeno un oro in mezzo per far capire che non abbiamo soldi, però vogliamo giocare. Guarda, non abbiamo la merda, ma che cazzo ci mettiamo? Vabbè, comunque. Cerca avversari in corso. Vediamo se c'è qualche coraggioso che vuole sfidarci. Che vuole sfidarci. Beh, in effetti cazzo ci presentiamo con. No, perché quello esce anche il valore della squadra, capi? Eh sì, figurati, però. Vedi. Quando vedono la squadra così. La merda. Il cazzo me lo fa fa. Qua di questo sono ancora in attesa. Sì, quindi. Questo secondo me. E punto. Ma sono 3 di fila. Vabbè, riproviamo. Che ci dobbiamo fare? Porca Giuda. E beh cazzo, ci presentiamo con un portiere che si chiama Collado. Collado. Cantante degli One Direction in difesa. Con due che non possiamo nominare a livello di Gagione e Giorgione. Giorgione. E solo allo Shamrani come punta centrale. Dai, tu, chiunque tu sia. Ghetto, questo. Vedi? Questo è la nostra stessa maglietta, quindi. Sì, questo non si ritira, No, assolutamente. È coraggioso Ghetto. Non si ritirerà mai. Secondo me sta dicendo, vabbè, questo c'ha bronzoni, metto anch'io qualche bronzone così perché faccio riposare i miei giocatori. Ti prego, non ho qui. Ah, sarà di. Chi ha come giocatori? Ah, bella squarretta, ah, dai. Bundes. Quasi tutto il Bayern Monaco. Sì. Di Wolfsburg, di Borussia, di sì, ma tranquillo. Giocatoracci. Sì. Confronto a Biagione e Giorgione al Shamrani, la punta di diamante. Collado. Cazzo, però la partita fin qui si sta rivelando una stagione la discreta per loro di questo passo. Ci penso io. Grandi problemi anche se ne calcio non si può mai dire. Manetta. È difficile fare pronostici a questo punto. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Possesso palla. Ecco il tiro. Che collado. Non mi aspettavo il tiro. Rodriguez, mamma mia, One Direction. Biagione per Al-Shamrani, eccolo, corri cazzo. No, mi sa che tiene il dribbling tuo. Non ne ho detto, comunque corri. Sì. Hai il tuo joystick. Tanto fallissimo, aspetta però. Palla mia. Mi sa di sì, però devo cambiare controller perché. Sì, ma comunque la fai tirare a Al-Shamrani. Certo. La tira Al-Shamrani. Infatti sì, che non correvo. Poi alla fine ho capito come si correva con Al-Shamrani. Io ho fatto fare lo scatto ignorante, vabbè. Non ti trovi con i tasti di un altro gioco di simulazione calcistica. Non diciamo fai no. Fai tirare Al-Shamrani. Sì, non mi mette. Oh. Che. Ma perché? Non mi fa scegliere il giocatore. Non mi fa scegliere il tiratore. Tira che è Al-Shamrani. Al-Shamrani! Ottimo intervento del portiere.
ci ha provato anche al Shamrani. Ho capito un cazzo del tuo schema, però ho confuso anche l'avversario. Vai, questo è quello. Edmundson. Con Edmundson. Va con i pugni il portiere. Chi è? Poi One Direction. Mi sbaglia il passaggio anche quell'altro. Okay. Cerca la porta. Ecco. Sbaglio il passaggio. Eh sì, dai. Non fa niente. Ok. Shirley. Lottano per conquistare il pallone. Buona lettura. C'è il tocco. C'è l'autogol. Autogol. Ho detto che l'autogol. E questo ce ne va. Non si darà pace per questo errore. Sì, autogol di Lewandowski. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. E vedi, autogol. Complimenti. Complimenti, sir. Non lo voglio vedere però. Un autogol davvero sfortunato questo. Purtroppo sì. Non ci voleva, non ci voleva. Che c'è Giorgione, tocco interessante, pericolo. Giorgione due gol di Giorgione. Il secondo gol bello che fa, Giorgione. Non vorrei, guarda un po', mi fermo, guarda, si ferma Giorgione di quel non sai, no, è Giorgione. È Giorgione. È studiato medicina e immagino proprio anatomia, però sì. Non riesce a dire collo piede in terra, Oh, doveva stare là quella, vabbè. La ripresa al mitico. Al Shamrani! Nuovo acquisto! Costruisce la grande forte, mamma mia! Andiamo avanti, sì. 2-2, bella partita, parità assoluta. Mi sa che devo passarla più vicino. Ci prova col tacco. Prova ad andare. Palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. No! Sono a più uno sugli avversari. Purtroppo. Dopo la rimonta arriva Bella Rabbi che ci segna. Ma abbiamo dei giocatori da cambiare comunque. Sono tutti stanchi. Non ce l'abbiamo. Lo so. Che famo? Niente. Vabbè, va, ne cambiamo. Prossima volta. Non abbiamo riserve, non abbiamo. Bella Rabbi, ma dove gioca Bella Rabbi? Nel Burundi. Il prossimo della vicina, prova anche il gol sfruttando le nere. Bene così. Attenzione al tiro. Vaffanculo. Dai. Purtroppo mi sa di no. Niente, abbiamo provato la rimonta. Una sconfitta che non ci voleva per rimanere in settima divisione, sarà un bel problema, ragazzi. Che poi ci prendiamo i giocatori d'oro, questi qua non ci hanno. Ma non li che ma fa questi giocatori? No, detto per dire, se ci prendiamo. Mancano 6 partite, sono partite. 18 punti per arrivare. Basta, a noi ce ne servono 10 per arrivare in divisione. Ottimo, tutta la ignorante. No, 14 la promozione, sì, perfettissimo. Alla grande. Allora, alla grande. Vediamo un po' come stanno messi i ragazzi. Una merda. No, come. Sì. Direi che dopo questi... I due centrali devono stare... I due centrali andrebbero cambiati tutti in realtà. Però non fa niente, poi te so cazzi tu e te la vedi tu. Sì. Quindi gioca partita direttamente. Avanti. E vediamo se riusciamo a prendere i primi 3 punti stagionali dopo un ottimo avvio con un pareggio, 3 sconfitte consecutive. Questa si era messa bene, cazzo. Speravo, mi dà l'illusione Calabro, e invece possesso palla senza senso. Questo gioco con due Toti. Allora, questo gioco... Chi cazzo sono? Due Toti? Vabbè, Toti di merda, secondo me è un if. L'if dovrebbe essere Martial? Sì, sì, Manchester. Francese, si dovrebbe essere avanzato. Vabbè, mo ci farà. Ci farà vedere la formazione, no? No, è skippato. Ok, non mi hai fatto un cazzo. Chiunque sia, no, non li temo. Fischia il calcio d'inizio. Pausa. I tasti. Ah, giusto. Sai com'è? Io gioco con i tasti di un altro simulatore calcistico.
a mio avviso molto più bello. Ecco, no, penso che si chiami SNES 2016. Giusto, è così? 3-5-2 senza grandi varianti. Allora, in tutto questo, vabbè, Godia sulla linea di... No, che cazzo voleva? Che schema è? Mi sta confondendo. Occhio al tiro. Sharingan. Abbiamo fatto lo Sharingan, che cazzo è? Qua segna. La piazzata con precisione assoluta. Ma sta deviata. La palla può fare davvero tutto quello che vuole. Sì, vabbè. Da palla a terra. Ecco, dunque, arrivato il primo. Ma che palla. 1-0. Vabbè. Oltre offensivo. Se dobbiamo perderla, la perderemo tutte l'attacco. Allora, Ronzo Cana. Pallone che torna in possesso degli avversari. Vabbè. E c'è il tiro. Nulla da fare. Niente, c'è un cazzo da fare quando questi metti un po' troffensi. E porti, che cazzo te la metti? Questa va sta difesa tattica di Mimmer. Da parte sua. È stato anche sfortunato. Non ci voleva. Sfortunato, autogol, senza lei. Episodio chiave della gara. Chiude bene il triangolo. Restituisce bene il pallone. Ti ho visto. Sì, Edmundson, tu stai morendo, che cazzo ti chiami? L'unica cosa che dovrebbe chiamare è il 118. Pallone controllato senza difficoltare i difensori. Maledetto stronzone. Niente, a parte che stanno morendo, però questo gli basta correre. Ma questo qua che sta giocando con noi, ci sente? Punto, sì. Insomma, quindi your mother fuck calcio, with Yaya Touré big you know. Non posso continuano dire con cosa grande Yaya Touré. Grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Rimettere la squadra in sesto. Non puoi fischiare fallo qua, che arbitro di merda. C'è un vantaggio grande come una casa. Proviamo l'ultima partita. Se è l'ultima vogliamo fare un tempo a testa. La proviamo ad ignoranza. Vabbè. Tanto ormai. Dobbiamo migliorarci sulla difesa tattica. Questo c'è la Juve. Sì, vabbè. Con la maglia della Roma. Sì. Vai. Cioè questo c'ho lo stemma. Tu bianca e io nera, vai. Questo c'ho lo stemma della Juve che è la maglia della magia. Mi fa paura un po' però. No, tutta la Juve. Sì, Dybala, sì. Samoa, Pereira. Cazzo, le foto profilo di alcuni non c'è. Pereira è appena uscito al centro di ricovero. Sì. Dybala ha finito prima di. Bonucci c'è. Sembra carcerato. Bonucci e Pesi. Si comincia. Ehi. Guarda questo. Ci sono metri di tendiamo male noi cagare il cazzo. Ecco la formazione. Io c'ho il tuo dribbling di tutto questo. Vabbè. Ci sono due attaccanti esterni. È il dribbling di Pes, quindi. Ma la difesa però non è cambiata. Giustamente. Vedi già con Giorgione in forma abbiamo un gioco qualche scontro fisico. Ah, un po'. Oh, questi giocatori contro noi. Becca molto buono. Sì, è una gira. Capitano, molti giocatori, forse di puntino. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Sì, mi fa piacere, ho visto anche il gol. Le marcature con questo gol 1-0. Il segnale dell'arbitro. Che cazzo ne so muovere, cioè questi tempo. Non la posso vincere. Sempre perché noi facciamo cagare a difesa, a prescindere dalla squadra. Sì, appunto. Abbiamo un tiki taka che sembra il Barcellona, guarda come cazzo si perde. Marchisio. Prova a inventare di nuovo. Ma porca. Andrade sta morendo. One direction. Deve chiudere lui. Chiude malissimo. Va a fare una cantata. Marchisio.
Splendida rete. 2-0. Chiude male Wenderich, quando andrà, con la fascia lì, quando Andrade è fuori forma, è troppo penetrante. E ha infilato, un gol bello questo. Di precisione, è andato deciso. Tutto offensiva, sì. Nulla da fare per il portiere. Tenta il tutto per tutto. Portandosi sul 2-0. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Pereira. Passaggio esagerato, non capisco perché. A metri, a sì. Dybala, ed è gol! Rete! Abbiamo voluto, o meglio, usato troppo. Senza forme fisiche non potremo mai vincere. No, non esiste. Senza forme fisiche non potremo mai vincere questi campionati. Non resistiamo neanche i 5 minuti. Crudele, si rimane sempre soli e delle volte finisce malissimo, come in questa circostanza. Con questa sì, rete per... aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Che cioè, una partita di... Infatti sì. No, no, al massimo un paio di partite, poi dopo sei costretto a dar forfè. Buono il tackle. Cerca la rete. Mi devo la soddisfazione al fanculo. Mi devo la soddisfazione al fanculo. E che cazzo? Al Shambran. Ah, se fosse stato in forma tutta la squadra, via, a cagare anche voi. Hanno segnato, ma difficilmente potranno riaprire la gara, Stefano. Lo so, se... un calo di concentrazione degli avversari, evidentemente. Lo so, Pierluigi, lo so. Già la vittoria in pugno. Ci saranno da recuperare. Un sacco di fregna, dire. La strada a disposizione. A spazio, prova. Attenzione, ecco il gol. Il gioco molto lezioso, questo ragazzino che in diretta a velocità normale è sembrato anche a me che fosse in fuorigioco. Pierluigi, fallo fuorigioco, arbitro dice che è fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Arriva la segnalazione. Non sto capendo un cazzo. Dai, fischia alla fine di questo obbrobrio. Se non fosse stato per il pallonetto di Asciambrani. Vabbè, credo che possiamo finire qua pure per oggi. Sì, li abbiamo presi di cotte e di crude. Purtroppo sì. Sono morti quasi tutti. Senza forme fisiche non vinceremo mai una partita. Mancano 4 partite. Potremmo sempre salvarci. Ci vorremmo salvare. Certo. Abbiamo perse 5 consecutive. Vabbè, voi, noi proviamo a fare questa stagione. Se procediamo andiamo direttamente con il... con il Leicester di Vardy. Sì. Però dobbiamo farla seria. Cioè compriamo le forme fisiche, sì, le mettiamo a tutti. E cerchiamo di ribaltare sta stagione, di non fare come Giulio Battista Naro. Ribalta sta stagione, vattene via! Con Carlo Zampa che impazzì. Vabbè, detto questo ci vediamo. Qua, ci vediamo al prossimo video. Faremo, forse faremo una live. Forse faremo una live. Ciao ragazzi. Quindi.